Ce ne andiamo dall'altra parte del fronte politico, Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis, coordinatore regionale per la Puglia del partito di Silvio Berlusconi. Buongiorno, buongiorno onorevole. Buongiorno direttore. E allora, io leggo tanti titoli, la rosa del centrodestra che dovrebbe essere presentata, l'alt di Letta a Renzi e Frattini, alle 15 si ricomincia e tra l'altro c'è un doppio vertice dei leader del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, PD, LeU. Il centrosinistra sarebbe per ora orientato ancora sulla scheda bianca. Che notizie ci può dare, onorevole Dattis? La carta coperta c'è? Intanto le dico che qui proprio a fianco alla mia stanza si sta per tenere l'incontro tra il presidente Tajani e il segretario Letta, Enrico Letta. Quindi diciamo, gli incontri sono in corso, ovviamente si incrociano, si intrecciano, ci sarà poi un vertice di centrodestra presto con una conferenza stampa anche che riguarda appunto la rosa dei nomi. Quello che posso dirle è che posso dirle nel senso che non che non voglio dirle altre cose, ma che sento di poter dire, avendo parlato con molti colleghi, che c'è una certa voglia di mandare al Quirinale un presidente della Repubblica, diciamo, di espressione politica, ecco, un politico. La nostra posizione è stata sempre, da tempi non sospetti, quella di pensare che il governo Draghi debba continuare a essere tale, con la stessa guida, perché il momento è particolare e perché noi questo governo l'abbiamo voluto proprio per queste ragioni. Ecco, onorevole, mi scusi, ma io so che lì ci sono tantissimi suoi colleghi che hanno una paura terribile che il governo cada, perché si andrà a nuove elezioni e per molti di loro ci sarà un triste saluto a Montecitorio, a Palazzo Madama. È così o sono le boutade della strada? No, guardi, cioè, sì, io questa cosa qua della pensione, ormai è una barzelletta che si tira avanti da troppo tempo, non è così, perché tra l'altro, l'ho già spiegato, questa pensione sono 700-800 euro a 67 anni, quindi quando uno poi va in pensione. No, il tema è la tenuta di un governo che altrimenti farebbe capitolare il paese non si sa dove. Avete visto già i primi segnali, insomma, delle borse non sono positivi, cioè io alzerei poco anche l'asticella della discussione. Ci sarà magari qualcuno, ma anche nel governo ci può essere un sottosegretario che magari vorrebbe rimanere a fare il sottosegretario, ma diciamo il tema qui è un altro, insomma, stiamo parlando del Presidente del Consiglio in carica che è Draghi, e della difficile composizione di un nuovo governo, non per non andare a casa soltanto, ma anche e soprattutto per dare un governo al paese. Sarebbe molto ma molto difficile gestire questa fase, diciamo, senza un Presidente del Consiglio riconosciuto da tutti. Non è facile ritrovare una maggioranza come questa che abbiamo al momento e che ci ha permesso di fare provvedimenti anche scomodi, ma che sono serviti al paese. Ecco, noi ieri abbiamo ascoltato il senatore Turco, quindi il Movimento 5 Stelle, poco fa abbiamo ascoltato il presidente Emiliano, quindi le varie formazioni politiche. Ecco, mi sembra importante mettere in evidenza un'altra cosa: se andasse Draghi al Quirinale, per la prima volta nella nostra storia ci sarebbe il passaggio diretto da Presidente del Consiglio a Presidente della Repubblica. E uso un termine assolutamente limitativo della figura di Draghi, di un tecnico, ma io metto in evidenza un'altra cosa: uno che ha avuto la storia di Draghi e quindi anche l'influenza e il potere che ha avuto Draghi non può essere definito soltanto un tecnico. Dattis, a concludere. No, guardi, la storia del presidente Draghi è la storia sicuramente di un tecnico, cioè non, è sicuro che non è un politico, perché non è mai stato candidato neanche alle politiche, piuttosto che, quindi, cioè, su questo credo che non ci siano dubbi. Che poi
il livello degli incarichi abbia portato a fare scelte politiche, tipo quando era governatore della BCE, ma le ha fatte sempre perché veniva da un'indicazione politica. Fatemelo dire, la BCE lui ci è arrivato perché fu fortemente sostenuto e voluto dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che era tale Silvio Berlusconi, così come anche questa volta. Quindi ecco, diciamo, c'è sempre qualcuno sopra che ha voluto che le cose accadessero, e quelli sono i politici o gli statisti, come nel caso del Presidente Berlusconi. E allora, a chiudere, mi sembra importante, io le faccio una domanda secca, onorevole Dattis, a chi state pensando tutti quanti? Sarà una sorpresa o è uno dei nomi che abbiamo ascoltato? No, io penso che potrebbe tranquillamente uscire dai nomi che stanno, che leggo sulle agenzie, ma potrebbe anche essere una sorpresa. Guardi, le dico, il campo è talmente aperto. Certo. Perché stiamo parlando di un Parlamento molto fluido, insomma, chi mai immaginava che in questa legislatura noi potessimo avere tre governi con tre maggioranze completamente diverse? Quindi non so cosa potrà accadere, però la risposta è veramente complicata. Certo, oggi andremo verso la scheda bianca, da quello che mi è parso di capire, non ci sono riunioni in corso se non queste. Domani io credo che si saprà qualcosa in più, tant'è che come gruppo di Forza Italia abbiamo già dato, diciamo, siamo via all'organizzazione di una riunione dei grandi elettori per la serata di domani. Oggi i grandi elettori di Forza Italia e UDC non si riuniranno congiuntamente come ieri, e quindi mi pare di capire, insomma, che lentamente si va verso la definizione del risultato finale. E noi ringraziamo l'onorevole Mauro Dattis, coordinatore regionale per la Puglia di Forza Italia. Insomma, la speranza è che il prossimo weekend avremo il nome del nuovo capo dello Stato. Buon lavoro a Dattis.